Buonasera a tutti, benvenuti a Casa Viroli per il 22° appuntamento con la poesia e con i poeti. E come da 22 giorni a questa parte, alterno poeti italiani a poeti stranieri, poeti effettuando una selezione a mia scelta. Spero possa essere anche condivisa da voi. E quest'oggi mi trovo ad affrontare il secondo poeta italiano di provenienza romagnola, anche se veramente proprio romagnolo non è, perché Marradi è in provincia di Firenze, però una piccola componente di romagnolità, Marradi ce l'ha, cioè proprio al confine, proprio. E poi ho sicuramente un affetto particolare per questa piccola cittadina sui monti dell'Appennino. Uno dei motivi è certamente il ricordo della 100 chilometri del passatore che corsi nel 2006 e che nel 2005 e che portai a termine e passando proprio dalla cittadina di Marradi. E quello è un ricordo bellissimo, proprio quando passai da Marradi il pensiero andò a questo poeta, a Dino Campana, di cui vi parlerò oggi, ma non solo, anche a mio nonno, Luigi Fabbri, che nacque a Marradi nel 1907. Forse era sicuramente troppo giovane, anche perché poi dopo si spostò a Modigliana, in Romagna, ma era troppo giovane per incontrare e conoscere Dino Campana, che a quei tempi, nel 1907, passava già da un manicomio all'altro. Infatti Dino Campana nasce a Marradi il 20 agosto del 1885, figlio di Giovanni, insegnante di scuola elementare, poi direttore didattico, una persona, un uomo mite, un uomo tranquillo, una persona per bene, descritto come un uomo dal carattere un po' debole e remissivo, al contrario della moglie Francesca Luti, detta Fanny, una donna invece severa, una donna da cui probabilmente Dino Campana ereditò una componente psicologica, forse più che psicologica, psichiatrica, perché anche lei aveva qualche disturbo, aveva una mania deambulatoria, quindi doveva muoversi continuamente, e poi era una fervente credente cattolica. E, vabbè, questa non è una mania se non viene portata a dei livelli esagerati. E una cosa che probabilmente urtò e che contribuì a rendere instabile Dino Campana è che questa madre era attaccata in maniera morbosa al fratello di Dino, Manlio, che era più giovane del poeta di 2 anni. I primi anni della vita di Dino Campana trascorrono in maniera tranquilla nel paese natio. Intorno all'età di 15 anni, però, gli vengono già diagnosticati i primi disturbi nervosi, che però non gli impediranno di portare a termine i primi cicli di studi. Frequenta l'elementare a Marradi, poi da terza alla quarta e la quinta ginnasio al Collegio dei Salesiani a Faenza. Intraprende gli studi liceali dapprima al Liceo Torricelli, sempre a Faenza. Quindi vedete che in Romagna c'è stato parecchio.
ed in seguito viene trasferito a Carmagnola, in provincia di Torino, presso il Regio Liceo Baldessano, dove consegue la maturità nel luglio del 1903 e in quell'anno rientra a Marradi. E col rientro alla città natale, al paese natale, si riacutizzano le sue crisi nervose. Era facile preda di sbalzi di umore improvvisi, aveva difficili rapporti con la famiglia, soprattutto con la madre, e anche un rapporto di odio più che amore, soprattutto odio, nei confronti del paese natio di Marradi. Per distrarsi, per ovviare appunto a questa noiosità delle serate passate in paese, specialmente durante la stagione invernale, era solito recarsi a Gerbarola, che è una località che non è molto distante da Marradi, ma dove gli abitanti del luogo, di solito alla sera trascorrevano intorno al fuoco serate a chiacchierare e a mangiare le caldarroste, che sono tipiche di quella zona. E questo tipo di svago, insomma, di diversivo, sembrò inizialmente sortire degli effetti positivi sulla psiche di Dino Campana. Dopo la maturità, quindi abbiamo detto nel 1903, si iscrive all'Università di Bologna al corso di laurea in chimica e nello stesso anno entra a far parte, anzi nel 1904, entra a far parte della scuola per ufficiali di complemento a Ravenna, però non riesce a proseguire in questo impegno perché voi capite che instabile com'era, la carriera militare forse era la cosa più lontana che poteva coltivare con i disturbi che aveva. Nel 1905 lascia la chimica pura e si trasferisce a Firenze alla facoltà di chimica farmaceutica, ma dopo pochi mesi non riesce a stare, non riesce a vivere a Firenze e si trasferisce di nuovo a Bologna. E incomincia a manifestarsi ampiamente il male oscuro che lo rodeva dentro e il desiderio continuo di trasferirsi da un posto all'altro, una specie di fuga, una sorta di fuga da se stesso e dai suoi incubi, dai fantasmi che gli aleggiavano nella psiche. Una vita errabonda, una vita nomade. Anche in paese e veniva già chiamato il pazzo in paese a Marradi perché dava segnali evidenti della sua pazzia. Per questo arriva ad un primo ricovero in manicomio. Il manicomio a Imola, città in provincia di Bologna, ma che viene considerata ancora a tutti gli effetti Romagna. Nel settembre del 1905. Tenta una fuga dal manicomio e nel 1906 raggiunge la Svizzera e da lì la Francia. Viene arrestato al confine a Bardonecchia e di nuovo viene ricoverato in manicomio a Imola. Ne uscirà solo nel 1907. Grazie all'intervento della famiglia che si prenderà in carico di nuovo Dino Campana. Nel 1907 un mistero aleggia sulla vita di Dino Campana, una vita che poi di misteri ne riserverà anche altri. Nel 1907 pare che Dino Campana abbia affrontato un viaggio in Argentina, lontano dalla famiglia d'origine, ma presso parenti che erano emigrati in quella nazione. E questo era un modo per fuggire soprattutto all'odiato paese natale e a un conflitto con la madre che si era fatto sempre più grave, sempre più insanabile.
Il viaggio in Sud America è un punto oscuro della biografia di Dino Campana. Qualcuno lo chiamerà il poeta dei due mondi. Giuseppe Ungaretti sosterrà che Dino Campana in Argentina invece non c'è neanche mai andato, non ci andò mai. Documenti non ce ne sono non, per comprovare questo viaggio e questa permanenza di là dall'Oceano Atlantico. Fatto sta che si crede che sia partito nell'autunno del 1907 da Genova e che abbia vagabondato per la Pampa argentina fino alla primavera del 1909, perché in quell'anno ricompare a Marradi e qui viene arrestato proprio perché era fuggito dal manicomio. E viene internato al San Salvi di Firenze, poi riesce a uscire e parte di nuovo, si mette in viaggio, va in Belgio, viene arrestato a Bruxelles e viene internato in Belgio presso la Maison de Santé di Tournai all'inizio del 1910. Una vita veramente difficilissima quella di Dino Campana, che non riusciva a convivere soprattutto con se stesso e con il male oscuro che si portava appresso, anche se andava da un paese all'altro, da un continente all'altro. Viene rimandato in Italia e tra il 1912 e il 1913 trascorre forse il periodo più tranquillo della sua esistenza e lo trascorre a Marradi. Poi si immatricola per la seconda volta all'Università di Bologna, ma soltanto dopo 2 mesi non ce la fa un'altra volta e chiede il trasferimento all'Università di Genova. Inizia a frequentare gruppi di poeti, e stringe amicizia con altri appassionati di letteratura della sua epoca. E incomincia a pubblicare qualche poesia, le prime prove poetiche che verranno poi incluse nei Canti Orfici. I Canti Orfici è l'unico libro di Dino Campana che sia stato pubblicato, ma la storia di questo libro è una storia che ha veramente dell'incredibile e ha dato origine a racconti, a film, a romanzi. Primo tra tutti, ricordiamo il film del 2002, Un viaggio chiamato Amore, di Michele Placido, interpretato da Stefano Accorsi e Laura Morante. E adesso vedremo il perché. Nel 1913 Dino Campana si reca a Firenze e si presenta alla redazione del giornale L'Acerba, che è guidato in quel momento da Giovanni Papini e Ardengo Soffici. Quest'ultimo era un suo lontano parente. A loro consegna un manoscritto, il manoscritto dei Canti Orfici, che in realtà in quel momento aveva come titolo Il più lungo giorno. Questo manoscritto viene consegnato a mano a Giovanni Papini e Ardengo Soffici. Però, dal momento in cui Dino Campana fa ritorno a Marradi, non ha più notizie né nel bene né nel male di questo manoscritto che aveva consegnato. Il problema grave qual è? Che di questo manoscritto non esistevano altre copie, era l'unica copia e l'aveva lasciata ai direttori della rivista L'Acerba. E questo manoscritto sparisce nel nulla, non se ne sa più niente per anni e anni. E Dino Campana è disperato, già la sua salute psichica non è stabile, non è delle migliori. Il fatto di dover rimettere le mani e soprattutto sforzare la memoria per cercare di riscrivere questo libro che lui aveva già scritto, ma che era andato perduto, lo porta inesorabilmente alla pazzia più totale.
Scrive una lettera nel maggio di 1913 a Papini e ve ne leggo un brano. E se di arte non capite più niente, cavatevi da quel focolaio di cancheri che è Firenze, venite qua a Genova e se siete un uomo d'azione, la vita ve lo dirà e se siete artista, il mare ve lo dirà. Ma se voi avete un qualsiasi bisogno di creazione, non sentite che monta attorno a voi l'energia primordiale di cui indossare i vostri fantasmi? Accademia della Crusca, Accademia dei Lincei, Accademia del Mantellaccio. Sì, voi siete l'Accademia del Mantellaccio. Con questo nome ora vi dico in confidenza, io vi chiamo se non rispettate più l'arte. Mandate via quella redazione che a me sembrano tutti cialtroni. Essi sono ignari del numero che governa i bei pensieri. La vostra speranza sia fondare l'alta cultura italiana, fondarla sul violento groviglio delle forze nelle città elettriche, sul groviglio delle selvagge anime del popolo, del vero popolo, non di una massa di lecchini, finocchi, camerieri, cantastorie, saltimbanchi, giornalisti e filosofi come siete a Firenze. Sapete, essendo voi filosofo, sono in diritto di dire tutto. Del resto vi sarete accorto che sono un'intelligenza superiore alla media. Per finire, il vostro giornale è monotono, molto monotono. L'immancabile Palazzeschi, il fatale Soffici, come novità, le cose che fanno la primavera. In verità, vi dico, tutte queste cose non fanno la primavera, ma l'inverno. Non scrivete un po' a Marinetti, ma scrivete un po' a Marinetti, che ha un ingegno superiore. Scrivetegli che vi mandi qualche cosa di buono. E finitela con la critica. Insomma, era molto arrabbiato. Nel 1914 perde la speranza di trovare il manoscritto e si mette appunto a riscriverlo. Riesce a mettere insieme quest'opera, a cui cambia nome e diventano i Canti Orfici, in riferimento alla figura mitologica di Orfeo, il primo dei poeti musicisti. E viene pubblicato con tanti errori, refusi da una piccola casa editrice, un ulteriore particolare che graverà sul stato psichiatrico di Dino Campana. Un breve momento di serenità e di felicità lo conosce nel 1916, quando incontra Sibilla Aleramo. Nome d'arte, pseudonimo di Marta Felicina Faccio, detta Rina Faccio, una poetessa e scrittrice che aveva al momento una decina d'anni più di Dino Campana, essendo nata nel 1876 ad Alessandria, sì, 9 anni circa più di Dino Campana. Una donna molto affascinante, che aveva già avuto e avrà innumerevoli amanti, tra cui, guarda caso, anche Giovanni Papini e Ardenghi della rivista a cui aveva consegnato il manoscritto, Ardengo Soffici, a cui aveva consegnato il manoscritto Dino Campana. Una donna che passerà comunque alla storia per aver scritto questo libro, una donna, che è uno. Forse il primo libro in cui si parla della condizione femminile in Italia all'inizio del XX secolo, il libro del 1906, e chissà che noi non riusciamo in uno dei prossimi appuntamenti a parlare anche di Sibilla Aleramo come poetessa. Questo incontro però dura poco e causa ulteriore confusione mentale in Dino Campana, che alla fine costretto a lasciare o a farsi lasciare probabilmente da Sibilla Aleramo, che non comprende più lo stato mentale del suo amante. E questa storia è proprio la storia che viene raccontata in un viaggio chiamato Amore di Michele Placido, il film del 2002 di cui vi parlavo. C'è anche un libro, un romanzo di Sebastiano Vassalli, La notte della cometa del 1984, che racconta la storia di questo poeta, di questo uomo così sofferto, di Dino Campana, poeta di Marradi.
Da allora, dal momento in cui finisce la storia d'amore con Sibilla Aleramo, la vita di Dino Campana precipita in un gorgo. Viene praticamente risucchiato dal suo male, dal male che lo assillava e al quale non riusciva a sfuggire. E a un certo punto arriva addirittura a sentirsi a proprio agio in un manicomio. In pratica finirà i suoi giorni in manicomio e li terminerà anche in una maniera dolorosa e molto triste. Pare a causa di una setticemia causata da una ferita che si era procurato ferendosi nella zona dello scroto con un filo spinato in un tentativo di fuga dal manicomio dove era stato rinchiuso. Muore il 1 marzo del 1932. Il 2 marzo, il giorno successivo, la sua salma viene inumata nel cimitero di San Colombano a Badia di Settimo, nella zona di Scandicci, ma poi viene trasferita nel 1942 in una chiesa sotto il campanile della chiesa di San Salvatore, che durante la seconda guerra mondiale viene minato dai tedeschi e viene fatto saltare con una carica esplosiva, per cui le ossa del poeta vengono recuperate nel 1946 e vengono collocate all'interno della chiesa di San Salvatore a Badia di Settimo. Di nuovo tornano da dove erano partite e qui riposano tuttora. Nel giorno in cui venne fatto il trasferimento dei resti mortali di Dino Campana, erano presenti tra gli altri alcuni importanti intellettuali dell'epoca, tra cui prima di tutto Eugenio Montale, che fu un suo grande sostenitore, un altro poeta, Alfonso Gatto, Carlo Bo, Pratolini e altri. I temi fondamentali della poesia di Dino Campana sono il sogno, il passaggio dal sogno alla veglia. Qualcuno l'ha voluto avvicinare a un grandissimo poeta francese di cui ancora non vi ho parlato, Arthur Rimbaud. Però mentre Arthur Rimbaud decise di fuggire, soprattutto per questa voglia di evadere, di andare da un posto all'altro. Mentre Arthur Rimbaud decise di fuggire e di abbandonare coscientemente la letteratura e la poesia perché non lo facevano vivere bene, andando in Africa a fare il mercante d'armi, al contrario, Dino Campana non prese mai questa decisione, anche perché era talmente grave la sua condizione psichica che non riusciva proprio a prendere decisioni di questo tipo, per cui i due personaggi possono essere assimilati soltanto per qualche aspetto poetico. L'interpretazione della poesia di Dino Campana a tratti è molto complicata, è una ricerca di un modo diverso di poetare, e adesso lo vedremo. Sono stati molti i critici che dopo la sua morte hanno cercato di rivalutare la figura di Dino Campana, e anche molti poeti, abbiamo detto Eugenio Montale, ma anche Mario Luzi, Pierpaolo Pasolini e Andrea Zanzotto. Addirittura Eugenio Montale gli dedicò una poesia, o meglio un omaggio, perché riteneva che Dino Campana fosse riuscito a piegare le parole ancor meglio di quanto ci fosse riuscito lui stesso Eugenio Montale, rendendole ancora più oscure. Campana aveva come influenza la poesia antica, la poesia del Trecento, da Cavalcanti a Dante Alighieri fino ad arrivare a Ugo Foscolo, anche se qualche punto di contatto, vedremo, c'è anche con Montale.
Giacomo Leopardi, che però in quel momento incredibilmente non era ancora molto conosciuto ai più, e quindi forse difficilmente poteva conoscere l'opera Omnia, ma qualche poesia in qua e là. Bene, una lunghissima descrizione della vita di Dino Campana. La lettura sarà molto più rapida. Questa ve la leggo per ultima, perché è quella dedicata a Sibilla Aleramo. Vi leggo dai Canti Orfici, vi leggo il canto della tenebra. La luce del crepuscolo si attenua, inquieti spiriti si addolce la tenebra al cuore che non ama più. Sorgenti, sorgenti abbiamo da ascoltare, sorgenti, sorgenti che sanno che spiriti stanno ad ascoltare. Ascolta, la luce del crepuscolo attenua e dagli inquieti spiriti è dolce la tenebra. Ascolta, ti ha vinto la sorte, ma per i cuori leggeri un'altra vita è alle porte. Non c'è più dolcezza che possa uguagliare la morte. Più. Intendi chi ancora ti culla, intendi la dolce fanciulla che dice all'orecchio più, ed ecco si leva e scompare il vento, ecco torna dal mare, ed ecco sentiamo ansimare il cuore che ci amò di più. Guardiamo, di già il paesaggio degli alberi e le acque notturno, il fiume va via taciturno. Pum, mamma, quell'uomo lassù. Proseguendo nella lettura, ho scelto per voi La Chimera. Non so se tra rocce il tuo pallido viso m'appare o sorriso di lontananze ignote, fosti lachina eburnea, fronte fulgente o giovine suora della Gioconda, o delle primavere spente per i tuoi mitici pallori, o regina adolescente, ma per il tuo ignoto poema di voluttà e di dolore, musica fanciulla esangue, segnato di linea di sangue, nel cerchio delle labbra sinuose, regina della melodia, ma per il vergine capo reclino, io poeta notturno vegliai le stelle vivide nei pelaghi del cielo, io per il tuo dolce mistero, io per il tuo divenir taciturno, non so se la fiamma pallida fu dei capelli il vivente segno del suo pallore, non so se fu un dolce vapore, dolce sul mio dolore, sorriso di un volto notturno. Guardo le bianche rocce, le mute fonti dei venti e l'immobilità dei firmamenti e i gonfi rivi che vanno piangenti e l'ombre del lavoro umano curve là sui poggi argenti. E ancora per teneri cieli, lontane, chiare ombre correnti, e ancora ti chiamo, chimera. Dai Canti Orfici, La sera di fiera, una poesia che fa il verso alla sera del Dì di festa di Giacomo Leopardi, ma che nella parola fiera potrebbe unire, raccogliere un riferimento dantesco alle tre fiere che Dante Alighieri incontra all'inizio dell'Inferno della Divina Commedia. La sera di fiera. Il cuore stasera mi disse: non sai, la rosa bruna incantevole dorata da una chioma bionda, e dagli occhi lucenti e bruni colei che di grazia imperiale incantava la rosea freschezza dei mattini. E tu seguivi nell'aria la fresca incarnazione di un mattutino sogno. E soleva vagare quando il sogno e il profumo velavano le stelle, che tu amavi guardar dietro i cancelli, le stelle, le pallide notturne, che soleva passare silenziosa e bianca come un volo di colombe. Certo, è morta, non sai? Era la notte di fiera della perfida Babele. Salente in fasci verso un cielo affastellato, un paradiso di fiamma, in lubrici fischi grotteschi e tintinnare d'angeliche campanelle, e gridi e voci di prostitute, e pantomime d'Ofelia,
stillate dall'umile pianto delle lampadine elettriche. Una canzonetta, volgaruccia, era morta e mi aveva lasciato il cuore nel dolore, e me ne andavo errando senza amore, lasciando il cuore mio di porta in porta, con lei che non è nata neppure morta, e mi ha lasciato il cuore senza amore, eppure il cuore porta nel dolore, lasciando il cuore mio di porta in porta. Sempre dai canti orfici, nostalgia del viaggio, Le Cafard. Le vele, le vele che schioccano, frustano il vento, gonfiate di vani sequele. Le vele, le vele, le vele e tesson lamento, con l'onda che sorda dismorza la sua volubile forza, nell'ultimo schianto crudele. Le vele, le vele, le vele. Ai venti, presso l'augurale forma di chi ha affacciato alle fortune l'inquieta prora. Ha il sogno suo navale. Ah, ch'io parta, e che un lontano giorno l'ultimo sonno in te laggiù dorma. Genova, sotto degli infrenati archi marini dell'alterna tua chiesa azzurra e bianca, dove una fiamma pallida si infranca in arco e burneo a magici confini. Per terminare, vi leggerò due poesie, una poesia inedita, sdraiata nel carrettino, che non fa parte dei canti orfici. Sdraiata nel carrettino, con lo zio prete vicino, bellezza ecclesiastica eletto giardino, occhi a mandorla e sensuale, che la bocca non si vede, che il seno non si scorge, dietro le ruote del tuo carrettino, sono come un bambino. La fronte scritta sotto la fratina, che hai gli occhi pallidi come una bambina, il viso è muscoloso, seta pallida, nel riso della prima gioventù, penso dove consista la tua bellezza. Questa sera, davanti al giardino, occhi a mandorla e sensuale, che la bocca non si vede, che il seno non si scorge, grassa canonichessa, sdraiata nel carrettino, con il zio prete vicino. Con la bocca non si vede, che il seno non si scorge, il viso è muscoloso, seta pallida, nel riso della prima gioventù. Nelle poesie di Dino Campana molte volte erano presenti errori anche voluti, assolutamente voluti, anacoluti e altre forme considerate appunto errate in modo grammaticale, ma che lui poneva apposta per creare un momento particolare nel lettore che si poneva davanti ai suoi versi. Per concludere, vi leggerò poesia dedicata a Sibilla Aleramo in un momento. In un momento sono sfiorite le rose, i petali caduti perché io non potevo dimenticare le rose. Le cercavamo insieme, abbiamo trovato delle rose, erano le sue rose, erano le mie rose. Questo viaggio chiamavamo amore. Col nostro sangue e con le nostre lacrime facevamo le rose, che brillavano un momento al sole del mattino. Le abbiamo sfiorite sotto il sole tra i rovi, le rose che non erano le nostre rose. Le mie rose, le sue rose. Post scriptum, e così dimenticammo le rose. Grazie a tutti. L'appuntamento di domani, che sarà il 23esimo con la poesia, sarà dedicato a una poetessa americana, immensa, grandissima poetessa americana, Emily Dickinson. Ciao a tutti, grazie di avermi seguito numerosi anche oggi, e appuntamento appunto domani, ore 17:30, una poesia al giorno da Casa Viroli.